Eccoci, eccoci qui. Arma 3 Contact. Dunque, siamo in un brutto posto che pensavo fosse sicuro e invece si è rivelato un po' un trappolone. E ormai ci siamo saliti. Mi domando, non era meglio stare di là, in mezzo a quegli alberelli? Può essere. Può essere. Allora, sta arrivando un mezzo. Il mio compagno, dove è finito? Doveva essere lì. Eccolo là, il mezzo. Spariamo subito l'autista. Neanche una piega. Cos'è, il vetro blindato? Cosa sta combinando? C'è anche un altro mezzo. Riesco ad arrivare a sparare lì in basso. Mamma mia. Allora, quel camion. Ah, guarda dove sei. Ok, proviamo a curarci prima che mi fanno un po' secco. Rick, we just got buzzed. He's coming around. One of ours? No, it's the Russians. Шашка, это нагайка. Вижу его. Прием. Вас понял. Мы тоже его видим. Stai basso, che ti uccidono! Вперед! 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 Un aeroplano! Devi stare basso! Madonna, cosa sta succedendo? Non vediamo niente, ci perdiamo tutto. Bombardamenti. Eccolo il jet. Oh. Calmi, calmi. Dove stai sparando tu? Ah, quindi sono là, sono. Ecco, t'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. Succedendo? No, i paracadutisti! Ma che cavolo sta succedendo? Un elicottero sulla mia testa! Mi hanno ferito, mi hanno ferito! Mi hanno ucciso, mi hanno ucciso! Cioè, avevamo completato un obiettivo e siamo morti. Non è mica possibile. Allora, alle 20:05, altrimenti c'era le 20:03. Cosa posso aver fatto? Vediamo se questo è un salvataggio più conveniente. Chissà. Oh. Siamo ancora qui. Mannaggia, siamo troppo indietro qui. Listen, we are overrun. Bluebells have broken through. There's no... Fuck! Pick him up! Go! Fucking go! There's no way we can hold them here. Allora, senti, vieni con me. Stay with it. Fall back to the factory. These guys are gonna think of something. Over. Yeah? Shit, they better had. I just gave Dr. Kessin a gun. Out! Voglio vedere da quassù. Come
cosa succeda. Shashka, message over. Speak America. Corporal Stipes withdrawing. The Livonians? They're going to be arriving any moment. They've got armored vehicles. Over. Значит, сейчас медведь покажет волку, у кого когти острее. Defend. Нагайка, приготовиться к бою. Difendiamo la zona. Понял вас, товарищ капитан. Удерживать позицию. Отведите огонь от ядра. Наше авиакрыло уже на подходе. Конец связи. Ok, dobbiamo aspettare il gruppo di volo e deviare i colpi dal nucleo, che è il nucleo quello lì, praticamente. Era quello. Non so se è una bella cosa farlo da qua. Dai, vieni, 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 cecchino, dai, fai il bravo. Vediamo cosa dice la mappa, dice di dirigersi lì. Ancora ci sparano. Ma che ti venisse? Dai, cecchino, fa qualcosa. Non siamo proprio in un bel posto. Ah, ma guarda dove vieni. Oh, ma dove le tiri quelle puzze? Siamo in un pessimo posto. Pessimo. Probabilmente era meglio a sto punto rimanere dentro nella fabbrica. Ehi. Ok, il mio cecchino è lì. Non vorrei me lo uccidessero. Mi sono incastrato. Partecipiamo alla battaglia o facciamo così i codardini? Qua ci lascio la penna. Ah, ci sono due nemici lì, mi dice. Ok, almeno dovrebbe essere quella l'indicazione. Ciao malaerba, sì. Grazie di venirci a trovare, sai. Un saluto ci fa sempre bene. Poi ti saluto, Henry. Ci vediamo domani con Dead Space, anche se abbiamo avuto un problemino. Praticamente abbiamo fatto un salvataggio sbagliato e un po' buggato il gioco, ma vedremo di risolvere. E questi qua mi vogliono far fuori. Ehi, stai calmo. Ti vedo, beh. Vieni fuori da lì. Credo di averlo ucciso. Allora, praticamente è successo che l'altra volta siamo praticamente... Ehi. Ma guardali questi, non mi fanno parlare. Eravamo usciti dal gioco male perché Henry si era crashato il suo computer e il gioco ha salvato praticamente quando io sono uscito, ma quando poi la volta dopo siamo rientrati non riusciva a finirmi una missione, c'era un punto buggato, quindi dobbiamo ricominciare dal punto più vicino, insomma. Comunque crediamo che sia facilmente risolvibile. Ah, io guardo gli elicotteri e qua non sparano. Per sfiltrazione delle forze alleate. Allora, va bene. Sei qua? Chi c'è? Ah, ecco, sei tu. Stai calmo lì, eh. Ma questo elicottero è qua per noi. Grazie, malerba. Ciao, a domani, certo. Ciao, ciao. Dove è? Dove vai te, pazzoide? A helicopter will take you from Livonia. Ready your men. I'm afraid you will be going to Kaliningrad. Over. Beats the shit out of here, Captain. I'd be remiss if I didn't ask. Your alien tech? Get it to the right people, okay?
scientist, not. Perché non vai in diretta con assetto corsa competizione. Ci ho girato un po' l'altro giorno. E prima o poi lo faccio, sai. Mi sa che lo farò. Chissà, se mai più tardi. Cioè, abbandono l'area delle operazioni, sì. Ma se questo cavolo di elicottero lì dobbiamo andare. Oh, santa. Dai, vieni. Vieni con me. Cerca di sopravvivere, guarda. Eccolo all'elicottero, dai che dobbiamo andarlo a prendere. Allenamenti su assetto corsa con il nuovo aggiornamento, sì, l'1.8, ho visto, ha cambiato anche un po' il force feedback, mi sono trovato molto meglio. Però mi sono beccato tanto di quell'acqua. A finire che per andare all'elicottero qua mi fanno secco, esatto, troppo bello, sì sì, è bello sì. Subito qualche pericolo. Sì, ciao Malerba, un abbraccio anche a te, a presto. Se ce la faccio dopo magari provo a fare qualcosa con assetto corsa competizione. Anch'io d'allenamento, vedere se mi ricordo ancora bene come funziona. A parte, t'ho detto, ci ho fatto un po' l'altra sera proprio per guardare l'upgrade. Ciao ciao, a domani o a dopo, non so. This crap. Шашка, это ладья 1. Приборы в норме, все пассажиры на борту. Взлеты готовы. Прием. Возвращайтесь домой. Прием. Вас поняла, Шашка. Слева чисто, справа чисто. Поднимаю шагаж. Ладья 1 возвращается на базу. Конец связи. How about the good doctor? Hey, killer cats, you having fun? Fun? You don't know fun when I put my foot up your bloody arse, you have shite. Does anybody have any maclizine? Meclizina. Meclizina. Einstein there? He's just saying he may have to hurl on you. Oh, Christ. Oh, man. Hey, Rudd, you want to switch seats? I'm fine, pal. I'm fine. Probably. It's out of our hands, at least. Is that a good thing? Time will tell. It's another Earth now, Dil. Looks the same to me. Like I said, time will tell. Bene, bene, stiamo evacuando. Un'altra terra, il mondo riflette sul primo contatto. Six weeks have passed and still there is no scientific consensus on the mysterious objects collected by the visitors.
One popular theory is that the giant subterranean root-like networks were a type of von Neumann probe which swept across the cosmos billions of years ago when the Earth was one large supercontinent. It is thought that all 11 of the alien craft were positioned above these artifacts, buried deep beneath the ground, at seemingly random locations around the world. Of these, half were situated at sea, and only the big three were located near populated areas. One left behind, following the Hopi incident in Livonia, has now almost completely withered away, presumably due to measures taken by the visitors themselves. Stories continue to abound regarding this failed extraction, with many claiming authorities made a discovery some weeks before first contact was established. Reliable information on events, however, is difficult to confirm. Ok, a quanto pare è finito. Mi è finito così in 16 secondi. No dai, 16 minuti. Non me ne sono neanche accorto, è stato bello interessante, sarebbe bella veramente una traduzione fatta bene in italiano. In questo finale qui sotto nei sottotitoli ci spiegavano in pratica la storia di queste radici, insomma, e della presenza degli alieni. Il primo contatto è avvenuto e si interrompe qui. Allora, che dire? Sì, è stato interessante, a me, a differenza di tante persone, Arma 3 piace tantissimo, ci ho giocato tantissimo, in tutte le sue sfumature, soprattutto missioni, insomma, che si scaricano online dal workshop, lo trovo strategico e interessante. A tanti non piace, per me è uno, cioè, diciamo, non riesco a definirlo un Call of Duty o un Battlefield, quelli sono comunque belli, ma molto belli, però questo dà l'idea di essere un pochino più, non so, simulativo, reale, non lo so, c'è quella sensazione lì. Comunque sono bei giochi. Lascio scorrere tutto e poi niente, ci sentiamo più avanti in altri episodi, casomai avevamo iniziato a farne anche io e Henry con Arma 3 e magari continueremo. Ma gli alieni per adesso li salutiamo così come vi saluto io. Grazie per averci scelto, ciao, alla prossima.